Con Paola Valentini, psicologa ed esperta in psicologia minorile, affrontiamo questo argomento dal punto di vista proprio della psiche, della gioventù attuale. Questo progetto è nato come un progetto di prevenzione al bullismo. Il mio lavoro, in quanto esperta in psicologia giuridica minorile proprio, è stato proprio smembrare questo concetto preso dall'inglese che vuol dire prevaricazione. Allora, nei bambini abbiamo prevaricazione oppure veri e propri reati, no? Come i ragazzotti e quant'altro. Quindi per me il concetto di bullismo è un romanticume che va smontato a favore, e quindi va smontato anche il concetto di prevenzione, perché è questione d'adulti, tu previeni ciò che conosci. Il bambino, il ragazzo che cresce invece ha bisogno di esplorare, quindi semmai i genitori e gli insegnanti, il corso che ho fatto a loro è stato improntato sul fatto di sviluppare le risorse individuali, diverse, lavorare sulla diversità, e abbiamo anche cambiato quindi il nome del progetto stesso, che è diventato Io sono, tu sei, noi siamo. Quindi che bellezza trovare la diversità e nella diversità scambiare, crescere. Che bellezza non pensare a un ragazzo, una ragazza stereotipata, ma in quanto individuo conoscerla, seguirla, sviluppare le sue passioni, inclinazioni, far nascere. Allora sì che tutte le paure dei grandi si stemperano, perché vedono proprio una crescita. Se vogliamo usare il termine sana, va bene, vuol dire che ce n'è una malata. E chi l'ha detto? C'è il diverso. E portare il concetto di diverso, proprio per me è un costrutto di diverso, vuol dire costruire questa nuova idea, farla abitare nelle persone, negli adulti, in modo da portare ai bambini un nuovo tipo di pensiero. Quindi il mio lavoro è stato scardinare questo e portare come attivare le risorse dei cuccioli dell'uomo, che si chiamano appunto cuccioli, perché tu li cresci, li porti avanti, no? In questo modo. Quindi diciamo che impropriamente il convegno potrebbe servire di più ai genitori, che vanno formati, perché a loro volta poi dopo saranno da esempio ai bambini, no? Perché i bambini, come diceva lei, alla fine potrebbero anche non distinguere il buono dal cattivo, no? Ma sono un pochettino ad un indirizzo che gli viene da quello che è la formazione dei genitori, no? Diciamo che è un misunderstand, perché buono e cattivo è una classe che io non uso. Dico, ci sono delle regole sociali, quindi la condivisione delle regole sociali. Poi ci sono le regole personali, ed è l'incontro fra queste due che porta allo sviluppo. Quindi questo convegno serve ai genitori, ai bambini non so molto, in quanto è più diretto, però partecipare per un percorso che hanno fatto alla conclusione li fa sentire un po' grandini, prendiamolo da questo punto di vista, diciamolo in questo modo. Allora è stato un grande movimento, perché gli insegnanti e i genitori con i quali ho avuto il piacere di lavorare in poco tempo hanno preso questa nuova visione. Non è stato faticoso, anzi, se mi posso esprimere, è stato quasi liberatorio, perché ogni genitore non va più a vedere cosa fa il genitore vicino, dice io cosa ho, e quando uno incomincia a porsi la domanda in questo modo, allora che posso dire, vittoria? Grazie. We'll be right back.